Amiche creative, il tutorial che faremo oggi è il portatovaglioli, che però può diventare anche un portapane, un vuotatasche, quello che più vi piace. Spero che vi possa essere utile e piacere soprattutto. Allora, troverete il cartamodello. Sotto lascerò il mio indirizzo, così per chi lo vuole ci sarà il cartamodello disponibile. E per domande, per qualsiasi cosa potete scrivermi. Andiamo al tutorial. Buona visione. Allora, amiche creative, eccoci qui per questo tutorial per i portatovaglioli. Abbiamo bisogno di due pezzi di stoffa, misurano 40x40, li potete utilizzare dello stessa tonalità, dello stesso tipo di tessuto, oppure come sto facendo io, con un tessuto a quadri e con un tessuto con frutta, fiori, con due fantasie, diciamo, in modo tale che io lo potrò utilizzare una volta con l'esterno a quadri e una volta con l'esterno fantasia. Poi abbiamo bisogno dell'imbottitura, delle stesse misure del tessuto, dei nastrini che possiamo utilizzare questi qui al metro, delle tonalità che stanno bene con i tessuti che abbiamo scelto, oppure si possono fare dei nastrini con il tessuto, cioè piegando la stoffa e facendo questi laccetti. Allora, adesso andiamo avanti con il progetto. Mettiamo per prima l'imbottitura sotto, poi metteremo. Ah, l'avevo spillati per tagliare la stoffa. Togliamo le spille, ecco qua. Allora, mettiamo il primo tessuto con il dritto rivolto verso di noi, poi mettiamo l'altro pezzo di tessuto dritto su dritto, ecco qua, vedete? Quindi l'ultimo strato di tessuto sarà il rovescio verso di noi. A questo punto prendiamo il cartamodello e lo andiamo a fissare sui tessuti. Allora, amiche, una volta fissato il cartamodello, prenderemo una matita, una penna e andremo a disegnare tutto il perimetro del cartamodello. Disegnato tutto il perimetro, adesso andiamo a segnare i punti dove mettere i nastrini, che sono segnati sul cartamodello, e poi segneremo l'apertura che lasceremo per svoltare il lavoro. Quindi noi adesso faremo una cucitura lunga tutto il perimetro del cartamodello, cioè della linea tracciata, e lasceremo aperto da qui a qui, perché c'entrerà la mano per poi risvoltare il lavoro. A questo punto togliamo le spille e le rifissiamo sui tessuti in modo che rimangano belli fermi. Per togliere il cartamodello. Ecco qua, abbiamo quasi finito. Allora, togliamo il cartamodello che non ci occorre più. A questo punto dobbiamo far altro che mettere i laccetti.
Allora, noi abbiamo segnato prima il laccetto dove andava e adesso seguiamo il segno lasciando un centimetro. Allora, questo è il segno che ho fatto. Lasceremo un centimetro verso l'esterno. Vedete? Un centimetro verso l'esterno. Ecco qua. E facciamo questo lavoro per tutti gli angoli. A questo punto abbiamo tolto la stoffa in eccesso, cucito il perimetro, andremo con le forbici a togliere gli angoli del tessuto in modo tale che quando giriamo il lavoro verranno molto molto più carini. Poi, dove fa l'angolo retto, con le forbici andremo a fare un'incisione fino alla cucitura, facendo attenzione a non tagliare il filo perché sennò poi si scuce tutto. Addio lavoro. Che detto tra noi, a me è capitato. Allora, fatto questo, ecco la parte che avevamo lasciato aperta, risvoltiamo il lavoro. Eccolo qui. Adesso con l'aiuto della bacchetta andiamo a sistemare gli angoli per bene. Chi non ha la bacchetta può utilizzare anche le forbici, facendo sempre attenzione con le punte delle forbici a non bucare la stoffa. Quindi andrete a spingere di meno, ma il risultato è lo stesso. Ecco fatto. Allora, gli angoli sono sistemati. Ecco qua. Allora, siamo quasi arrivati alla fine. Adesso non resta che fare una ribattitura partendo da angolo ad angolo. Facciamo una cucitura dritta e riformiamo un bel quadrato che è la base del nostro cestino. E con un punto nascosto andiamo a chiudere l'apertura che abbiamo lasciato. Eccomi qua. Allora, cucito, ribattuto il quadrato centrale. Poi ho realizzato anche, non so se si vede, un cuore così decorativo che poi potete fare o no. Questo non è che è molto importante. Io perché lo metto un po' ovunque. Ah, togliamo qualche filetto in eccesso, che ci sono sempre. Qua. Adesso il cestino è finito. Possiamo iniziare ad allacciare e fare i fiocchetti. Che poi ecco, si può fare sia da questo verso, che basterà solo riaprire tutti i laccetti, rifarli nel senso inverso e sembrerà un nuovo
porta tovaglioli. Allora, andiamo a fare i fiocchetti. Allora, fatti tutti i fiocchetti, ecco qui il nostro porta tovaglioli finito, non ci resta altro che mettere le salviette dentro e siamo a posto. Eccoli qua. Sono veramente carini. Allora, io lascerò il mio indirizzo, vi ripeto, se vi occorre il cartamodello, se vi occorrono delle informazioni, mi potete scrivere. Grazie e al prossimo tutorial. A presto. Ciao ciao.